Per la festa del Torrone sono giorni di derby anche mediatico con Berlusconi. Lei ha lanciato la sua sfida, pochi punti chiari, e intanto vorremmo chiedere quali sono questi punti e a che condizioni è possibile l'accordo con Berlusconi, non solo di una firma al notaio, immagino. Ma no, l'unico derby è con Renzi, perché dopo 6 anni di sinistra penso che gli italiani abbiano voglia e diritto di cambiare marcia e di far correre l'Italia invece di farla zoppicare come accade. A Cremona, perché l'artigianato è uno dei punti di forza di questo paese, dovrà esserci nel programma, l'ho detto a Berlusconi. Negli ultimi anni hanno aiutato le grandi aziende, le grandi imprese e le multinazionali. È ora di tornare a aiutare i piccoli, le partite IVA, gli artigiani, i piccoli imprenditori. E a Berlusconi l'ho detto, vedo che lui parla di ministri, viceministri, sottoministri. Mettiamo nero su bianco, a quanti anni mandiamo in pensione la gente? Come si cambia la legge Fornero? Meno di 100.000 espulsioni di clandestini all'anno non sono accettabili, quindi l'obiettivo è 500.000 in 5 anni. Quindi l'accordo si fonda su questo, non su posti o sottoposti. Per quanto riguarda il fatto che chiunque venga eletto con la Lega e col centrodestra non debba mai sostenere governi di sinistra, è un impegno d'onore che chiedo sia confermato davanti agli italiani. Una novità di questa Lega, della Lega di Salvini, è avere messo tra parentesi, diciamo, il nome Nord e anche la propensione del suo partito a espandersi a livello nazionale e a riagganciarsi ai movimenti autonomisti come ha fatto in Sardegna l'altro giorno. In che misura è compatibile con il progetto di un partito nazionale? Ma l'autonomia è un diritto, la politica a chilometro zero, la politica vicina ai cittadini è un diritto per i cremonesi, tanto che fra Lombardia e Veneto hanno votato quasi 6 milioni di persone per chiedere più autonomia, ma è un diritto per i sardi, per gli abruzzesi, per i piemontesi e per i pugliesi. Quindi noi non togliamo, ma semplicemente offriamo a milioni di altri italiani il buon governo della Lega, che lo dimostra in Lombardia e in Veneto da 20 anni, in tanti comuni. Il fatto che ieri a Cagliari abbiano dovuto chiudere gli ingressi in fiera perché non ci stavano più di 1200 persone vuol dire che i temi concreti della Lega sono attesi da tutti, soprattutto lavoro e immigrazione. A me, al di là di tutto, chiedono più lavoro e più sicurezza, e quindi questo siamo in grado di offrirlo non solo a Cremona ma in tutta Italia. Quest'oggi Renzi alla Leopolda ha parlato di fake news. Che potrebbe...